Alibaba! Ciao bimbi! Buon pomeriggio a tutti! Come state? Cosa mi raccontate? Allora, come stanno i miei virtuali amici? Ciao Tun, ciao Quinci, ciao Cloud, 99 di P92, Allen 99, Venus al 93, Tommaso 29.11. Ragazzi, ma ce l'avete tutti, parla codici fiscali. Bestivi, Luke, Gianluca, Crazy Rapid, Illusion, il primo, Petruz. Ciao bimbi. Allora, come state? Tutto bene? Bella tonno, bello di mamma, come stai? Come stai? Wither! Ho ricominciato a giocare competitivo dopo settimane, bravo! Si crepa da caldo, ma per il resto bene. Sì, devo dire che più o meno anche qua la situazione è quella, eh? È quella. Allora, io mi apro tutte le cosine che mi servono. C'è il team sotto, giusto per averlo bello brondo. Parlo quando ti vedrò fare un torneo, piacerebbe assai. Guarda, siamo in due. Siamo in due. Presto comunque, molto presto. Venu, sei un idolo, grazie di tutto. Il problema è chi non amo torneo online. Cioè, ne parlavo l'altro giorno per Tivoli, no? Cioè, se devo stare 12 ore davanti al computer a giocare, preferisco sta 16 ore in un centro congressi a giocare un torneo davvero. Cioè, capito? Sono cose diverse. Però, sono de gustibus, ragazzi, de gustibus. Parlo quando ti aprirai un canale OnlyFans, mi dirò subito. Ciano, guarda, c'è TP, di fatto, cioè non è un OnlyFans, è un OnlyFans competitivo. Invece di far vedere le zinne, faccio vedere i team. Tipo, lì ci ho già messo il rain, per dire. Capito? Comunque, a tal proposito, ragazzi, a tal proposito, è uscita, insomma, un tweet con delle novità sulla stagione 21-22, insomma, si stanno secondo me preparando un po' il terreno per partire. E staremo a vedere. Potrebbe effettivamente essere settembre, magari si vocifera il 22 settembre, quindi ora vediamo un po', cari bambini. Ma un team con Umbreon è possibile, lo vedete giocare? Guarda, Ikama, ci siamo andati veramente molto vicini.
Perché stavo per questo team qua che c'ha Grimmsnarl. All'inizio stavo provando con Umbreon, il team di Deiana versione 1.0 era quello, e allora ho detto: ma me fai provare? E mi trovavo molto bene. Poi ci ho messo Grimmsnarl, ce l'ha messo anche lui senza saperlo. Poi, quindi, evidentemente è probabilmente un'ottima cosa. Partiamo allora, ragazzi. Partiamo. Io voglio stasera provare a fare un buon lavorino. Concentrati e guardiamo un po' cosa diavolo succede. Con la vostra benedizione io partirei. Vi ricordo, signori, di fare punto esclamativo giveaway, se ancora non lo avete fatto. Ciao Robert, ma guarda tanti stream, guarda tante ore di stream, guarda tanti video, riprendi un po' la mano e poi parti a giocare con un team standard. Guarda, ci ho fatto un videino su TikTok apposta sui 5 consigli per... Si parte a bomba, ragazzi, con il numero 13. Si parte a bomba. Porca puttana. Bene. Io mi chiedo, Sì, anche secondo me lui puzza di Alleswitch, ragazzi, da... Sì, James. Destrano, secondo mese. Mago's Mind, State of Mind. Puoi dirlo forte, Destrano. Grazie mille. Primo abbonato di oggi, grazie. 1 di 50. Parte col botto, perché partiamo subito contro il numero 13. Numero 13, ragazzi, numero 13. Ora scusate, che mi devo congendrare. Lui fa gli switch. Ok. Ok, non vuoi prendere Zip Power? Ok, stagliamo la Protect. Per me non è un problema. Se non è un problema per te, comunque ovviamente Alleswitch, no? Ciao Tankishi, carissimo.
Ciao James. Grazie ragazzi. Poi vi leggo, perché vedo dei lunghi messaggi. Ovviamente mi fa piacere darvi lo spazio che meritate in quanto super supporter del canale. Attenzione, ora il momento è catartico. Buono, è partito anche l'hype train. Ciao Beo. Vi ricordo, stiamo affrontando primo match numero 13 al mondo. Partiamo da 2,75. Quindi, come dire, tecnicamente io sto stallandogli la trick room. Io me ne devo ovviamente a Na. Lui è a meno uno e noi siamo sotto l'ice cream. Lui è a meno due adesso. Immaginavo togliesse, infatti ci ho fatto Yon, entra Tyranitar. Reading Grip, 12° mese. Vi leggo tutti dopo molto volentieri, ragazzi, molto più che volentieri. Lui si sveglia e va di Aliswitch. Che schifo, ragazzi. One Tour Wake Up, ovviamente. Torkoal, Tyranitar, Toge, Mamoswine, ragazzi. Spacca tutto. Vi torna? Vi torna che li spacca tutti. Grazie mille anche a te, capo. Facciamo un patto. Voi fate progredire l'hype train e io mi occupo di questo signore. Lui rimane con Dusclops, quindi va a letto. Sappiamo tutti, Torkoal, Togekiss, Dusclops, Tyranitar. Io danneggio. Grazie mille anche a te, Angelone. Rockfall, guardiamo su chi la fa. Potrebbe farla anche su Grimmsnarl. Va su Torkoal, che ovviamente, nonostante il Reflect, nonostante la difesa di Torkoal, non regge. Lui rimette Trick Room. Ma va a letto. Lui potrebbe avere 59 speed. Grazie The Phoenix. Ora non siamo messi bene, ragazzi. Bisogna sperare che non sia proprio min.
Potrebbe buttare anche Toghe nella slot di Dusclops e fare Maxguard. Lo farà le switch lui ovviamente. Ma ha senso fare alle switch, amico mio? Voglio proprio essere sicuro, perché se lui è min speed, se no attacco prima. Attacco dopo. Perché Steel Spike? Perché se lui avesse fatto Alley Switch, mi sarei comunque cautelato con un danno su Dusclops schifoso, è vero, ma con un boost più Reflect che mi avrebbe fatto reggere molto meglio una roccola più 2. James, era per stallare il turno di addormentamento e cercare un one-turn wake-up. Che è aperta, che per la cronaca gli era già entrato. Io ora o mi rifaccio Scary Face ancora su Mamo e attacco prima, perché a meno 6 attacco prima. Devo capire se è un bait il suo. White VGC, grazie mille, benvenuto in famiglia. Non è un bait il suo. Non è un bait. Non mi torna. Non mi torna. Che attacchi prima, cazzo. Com'è possibile che abbia attaccato prima? Miridar! E io l'ho fatto di là perché ho detto fare Alley Switch. Vedete Alley Switch, ragazzi. Simfaz! Ora vi leggo tutti, ragazzi. Ora siamo messi malissimo. Com'è possibile? Niente, e ora è finito. Lui va di Eruption. Com'è possibile? Comunque ragazzi, partita ottima. Solito Alley Switch di merda, eh. Cioè lui con Alley Switch ha fatto sì che noi con Spirit Break gli si targettasse Tyranitar, che non prendesse Sleep Powder su Dusclops perché è andato su Toghe. Cioè veramente, lasciatemi dire, vomitevole. Veramente vomitevole. 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 Ha fatto sì che io poi in preda a un mind game facessi Quake su Dusclops. Non ha fatto Alley Switch. Sì, no, vedi Matti, gran partita. Per l'amor del cielo, penso sia stata bella comunque da vedere. Però
il matchup, come ho giocato, come ho stallato la Trick Room. In un metagame normale, antico, senza Ally Switch, vinco 9 volte su 10 io. Qui ha vinto lui. È questo Ally Switch, ragazzi. È veramente imbarazzante. Ma va bene, io mi consolo con il vostro affetto. Sinfaz, pardone, grazie per tenerci sempre compagnia. Oggi ho fatto una specie di live anch'io per il lavoro e ti ho pensato. Hai fatto, hai chiesto anche te, punto esclamativo, giveaway, command a tutti, ai tuoi, bravissimo. Miridar, buon pomeriggio, nel giorno del mio compleanno continuo un regalo da parte di Toon. Allora, grazie Toon che ti ha regalato un abbonamento, perché come vedete regalare un abbonamento funziona. Grazie mille Miridar e tanti auguri. Void, Void, VGC, VGC, grazie mille, benvenuto in famiglia. Barba 96, quindicesimo mese di livello 1, ti ringrazio tanto. Poi avevamo The Phoenix, comunque non so tu Pardo, ma io sto team in là, devo molto più scarsa. Liste chiuse, non ho modo random di Counter-Strike Sun. Sì, sono d'accordo con te Phoenix. In generale, specialmente adesso, i team da Best of 3 fanno veramente tanta fatica in Battle Spot. Però andiamo avanti, The Phoenix, insomma, il signor San Angelo, poco presente causa studio e lavoro, ma l'abbonamento mensile non può mancare. E io ti ringrazio, Angelo, veramente di cuore. Capo, buonasera, Pardone, e buon game. Ovviamente, Angelo, in bocca al lupo per gli studi e la sessione. Reading Creep, ciao, Pardone, sono passati un po' di mesi, ma sono tornato. Come stai? Un anno, Reading Creep, dodicesimo mese. Sto molto bene. Un periodo bello pieno di impegni, di cose, sto lavorando veramente tanto per il canale, sto lavorando assiduamente per una cosa molto grossa per settembre, sin da ora, però, insomma, dai, non, se mi lamento io... casca il mondo. 4 mesi e nasce. Cacate a parte, dice James. Felice di seguirti quando riesco a staccare dall'uni. Contenuti di qualità come sempre. Grazie mille, James. Veramente di cuore. Tanchisci. Ciao, Pardo. In bocca al lupo con i Battlespot. Io mi appresto a giocare il carosello di oggi, che sarà un buon allenamento, anche se il formato non è lo stesso. Per Tsurugi, in vista dei Sette Fiori di domenica. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Spero che tu abbia seguito la live di ieri, perché è stato assolutamente molto, penso, da quel punto di vista, un utile per un allenamento accelerato, ecco, sul formato. Edkin, ciao Pardone, come stiamo andando? Abbiamo cominciato live, beccato il numero 13, la fiera dell'Ally Switch, una partita che strategicamente non aveva né capo né coda, e fai Spirit Break da una parte, fa Ally Switch e prendi, e mentre switcha e prendi Tyranitar, gli attivi la VP, vai a meno 6 ma non torna con le speed di Torkoal, chissà che cazzo c'ha lui di speed, è così. Comunque dai, vediamo un po'. Allora, Clefairy, Regieleki, Ferro, Garchomp, Grisnar e Urshicoso. Certo, con Duskull ovviamente, sì. Ragazzi, qui, cioè, Charizard non mi sembra, usando un eufemismo, che faccia male. C'ha solo Garchomp. E noi ci sammamo. Il problema è che c'ha Regieleki e che c'ha Clefairy. Quindi o si parte Venusaur Torkoal. Lui secondo me fa o Garchomp Clefairy o Garchomp Grimmsnarl. Ho questa sensazione. Hai chiamato Celestia Regieleki e sono morto. Sì, scusami, Cloud, è normale perché... Ragiono. Maurone, io i bacini ormai te li mando perché sono diventati sottintesi, capito? Maurone è mobbing. La cameriera Maurone è mobbing. Ok, e lui decide contro un Sun Team di andare di Clefairy Celestia. Nel senso, se è contento lui, noi dobbiamo rispettare le sue decisioni. O no? Qui mi spara una Rockfall su Torkoal. Io però ce lo lascio, non è che mi inquieta.
Lo so, è ridondante andare di Yone, ma voglio coprire il miss di Sleep Powder. Io ho lidato con Venusaur veramente con l'unico scopo di togliere dai giochi il redirection di Clefairy. Ma se io lido di Charizard e faccio onda calda sotto... Vabbè, lascio. Vedi? Contento te, amico mio. Siamo contenti tutti. Ora me lo rischio. Sì, Quinci, ho capito, ma è una scommessa, cioè, legittima, ma pur sempre una scommessa, che per definizione racchiude del rischio. Ciao Dreso! Lui protegge tutta la vita. Lui protegge tutta la vita Clefairy. Però tanto cazzo faccio. Celestila dorme. Mi ha avuto culo che non abbia fatto One to Wake Up, ragazzi. Si è giocata bene la Dynamax lui, eh. Ma dico io, tesoro, c'hai il Redirector? Redirecta, no? Faccio perché se è Power Herb e perdo Torkoal, io poi non ho più i turni di sole, non faccio più le kill, faccio per dire di Charizard con Ice Stream. Ciao Veno. Ah no, va su Mamo. Siamo a V. No, se non ha... Ragazzi, non ha addirittura... È greve, se non ha... Veramente greve se non ha... Crit inutile, sarebbe morto, ragazzi, è una 140. E l'Ice Shard a me mi piace. Fra. A me l'Ice Shard mi piace. Mi piace tanto. Lui c'ha Garchomp dietro, eh. È evidente. It's evident.
Per in situazioni come questa, dove devo sparare la mossa erba da piccinino, non essere limitato. Cioè qui volendo si può anche fare Sleep Powder su Garchomp e buttare dentro Torkoal, ma se missiamo lui va a più 2, non sono cose piacevoli. Preferisco tirare giù Celestia e poi trattare magari Garchomp. Che di frana mi fa male. Esatto, Pacobull. Gigaglia Marada! Ok. Il Benedetti, buonasera Alberto, buonasera, ottavo mese, te lo dico fra 5 minuti come va. Lui ha pensato Airstream, io non voglio prendermi la Meteor Beam a più uno, raga, quindi giù ce le stila. Grazie mille Linking, Stecico per il follow. Lui non ci critta. E allora mamma butta la pasta. Buona. Una buona gestione. Siamo stati fortunati con Sleep Powder, che intanto è andato a segno. E poi lui non ha preso One to Wake Up e si è giocato la Dynamax. Però dico io, Clefairy ce le stila, Cribbio, ma fai follow me. Sì, anche io ho paura di Crit e Flinch. Ce l'ha a follow me, ragazzi. Vediamo se ha avuto ragione. È a V. Però ho avuto paura uguale, Meteor Beam. Senza reflect. No, Luminator nel mio caso, credimi, è fortuna. Grande Asdrubale. Era anche un buon rank, sì. Era anche un buon rank. Avversario trovato. Forza, ragazzi. Mattia. Italiano? Voi che dite? Vediamo se casomai è uno dei nostri. E casomai, essendo uno dei nostri, ci manda il rental per giocare a lista aperta. Se non lo dovesse essere, amen. Si cerca comunque di fare il nostro lavoro. Sì, chiaramente tedesco. Ti direi Sassonia. Tetesca di Sassonia, ya. Yeah.
Non mi fa impazzire quello che abbiamo fatto, ma matchup strano. The Real Stoia, 24esimo mese, 2 anni anche, peraltro. Si dice così. Sei diventata anche te una bella formella di parmigiano stagionato, eh? Ciao Puzzone. Ciao Tapurilla. Lele Raichu, io mi aspettavo Talon Raichu. Mi aspettavo Talon Raichu. Quindi si adopererà di Nuzzle. Gigagliamarada. Vediamo se mi è arrivato il rental, ma... il nostro amico Sassone. Io sono un coglione, perché non ci vuole 6 secondi, ce ne vuole di più. Volevo fare Venusaur e Protect, ragazzi, ho fatto una puttana, perché lui mi farà Moonblast e Nuzzle. Quindi Charizard, che voleva essere il mio Dynamax, perché comunque Venusaur adesso prende 30%, non lo sarà più. Ho voluto aspettare per paura dello sniping e... olè! Perché... stavo quasi ripensando. Lo sapete che in realtà non era male qui fare onda calda, che è la prima mossa, che avrei fatto danno. Sarebbe stato buono, eh. Bene, ora siamo fottuti, perché a meno che non vogliate dynamaxare Torkoal con lo Grimmsnarl, io chi cazzo dynamaxo adesso? Ho un tizio paralizzato. E qui la Heatwave. Niente, via raga. Forfetto. Forfetto. Lui gioca Predictant. Partita buttata, perché sono stato lento io. Tutte le volte mi ostino a pensare che possa essere una buona cosa aspettare per lo sniping, ma sono in trappola. In più siamo sfigati come la merda, e quindi a posto, no? Cioè, se unisci le due cose. Quanto mi odio. Mi odio, però, raga, è anche vero che, cioè, è italiano. Io sono a rischio sniping e voglio arrivare primo. Ho aspettato, però 7 secondi non bastano per fare switch e picciare. È proprio lento. Se avessimo hittato la prima heatwave, invece, credetemi, saremmo stati messi bene, perché avrei potuto fare switch in e dynamaxare. Io volevo fare Charizard, era un'ottima pick Charizard qua, bypassato Raichu, e invece... Porge, che io non posso mettere il coso del VR. Cioè, uno che si avvicina e vuol venire a giocare e vuole vedere che mosse sono, eccetera, che non posso coprire le informazioni, ragazzi. Non posso coprire le informazioni. Cioè, ne va veramente tanto dello show. Ce ne rendiamo conto di questo. Come faccio? Come faccio? Ragazzi. È
raga, avevamo anche fatto delle ottime pick. Poi magari si perde lo stesso perché Mattia gioca meglio di noi, eh? Era una situazione dalla quale potevamo uscirne. La mia idea era togliere Chariz, fare per la Protect di Chariz, non prendere la para, fare Sleep Powder su Raichu e poi Dynamaxare dopo Charizard. E onestamente contro Lele, Moltres, Urshifu, Water, sotto sole sarei stato comodissimo. Lui doveva giusto non prendere One Tool Wake Up. Palle, mi odio. Poi se non prendiamo la self para il primo turno con Heatwave e si spacca per esempio il Sash, noi possiamo anche Dynamaxare Venusaur, spararla Quake, lui è lockato su Moonblast. Io proprio schifo non sto. Ma 8 non bastano, Caesar. Per i meme, Luman, grazie mille. No, il crit non ignora il meteo. Infatti tutti sti cazzo di danni o è CB. Veramente il nervoso per questa partita. Due CB. Ciao Raid! Ragazzi, la partita dei misclick Dynamaxando Grimmsnarl, se lui non fa One Tool Wake Up la vinciamo. Grazie mille Raid!
Tanti cuoricini anche per te. 15 di 50, come i tuoi mesi. Infatti, lui... Chi l'ha detto in chat? Dice, ma lui Folletti come li gestisce? Attenzione però, evitiamo Air Slash, importante, perché non ci avrebbe killato, ma ci avrebbe portato in range poi. Ragazzi, abbiamo vinto. Come cazzo abbiamo fatto? Come cazzo abbiamo fatto? Come cazzo abbiamo fatto? Cioè, scusate. Come cazzo abbiamo fatto? Miss click, miss, para, partita persa, ora forfetto, voluto provare e abbiamo vinto. Non è che sono un grande, per niente, cioè, lui parecchio debole a Fairy. Mattia, sei parecchio debole a Fairy, perché non esiste. Cioè, se perdi l'ele, veramente, comunque, Eren ha rotto tutto, ragazzi. No, no, io surrendo solo... È molto raro che surrendi. Surrendo solo quando proprio è oggettivamente finita. Tipo ci sono mosse da 100 accuracy, danni che vanno oltre 100%. Madonna Padania, ma sei un gufo, ma poi vieni qui e gufa e basta, poi addio. Mi assumo una responsabilità, ragazzi. Lasciamo perdere quello che ha fatto quello di prima. Secondo me Celesti là contro il nostro team a vederlo. Regelei Charger Torkoal. È allucinante, ragazzi. Ma perché la gente pensa di battere Charizard con Celesti e non con Garchomp? Ma allora, Garchomp, ma allora cosa l'avete messo qui? Cioè, per quale motivo c'è Garchomp nel team allora? Dice, ma c'hai Mamoswine. Ok, è vero. Però c'è Celestia, c'ho Charizard e Torkoal e la Sleep Power e Regieleki. Vabbè, sono scelte, sono valutazioni. Sarà anche che magari io non capisco un cazzo di questo giochino, eh. Guarda, ci può sta assolutamente tutto, eh. Ci può stare, cioè, anzi, magari è proprio quello il problema. No, Sdrubale, non l'ho fatta su Celestia perché ho detto, ma lo leva, sta P2. No. No, ma si dà la maxa però, cioè, va bene. No, parole. Sans 1 Undertale, grazie mille caro, benvenuto, grazie del follow.
no fake out su nessuno dei due. Io sto giocando molto rischi, molto pipiritto. Qui lui mi fa la steal su Mamo, su anio pezzo. Perché come perdo Mamo, lui con Gaccio mi devasta. Io peraltro ho dovuto dare Max a Rage lei. E infatti, a dimostrazione di quello che vi dicevo, cioè del fatto che si gioca a cazzo Canis, lui va di Ice. Cioè, ha tutto, assume tutto un senso. Regiba! Ciao, perdone, come stai? Io faccio una umile richiesta. Portaci qualche Akrom, sia in Nazu che no, dovrebbero potenziare subito, sono molto compiati, siamo in ogni caso. Non mi fanno un pazzà. Ciccio. Non mi fanno un pazzare. Però, la richiesta è ovviamente legittima, vedremo un futuro, per l'amor del cielo. Ragazzi, Radical Red sì, anche mi piace, ma al posto di cosa ve lo devo portare Radical Red? Cioè, capito? Di Ratchet & Clank? Mi dispiace, no? No, qui ha predictato lo switching di Mamo. E questo non ho fatto peo. Questa è una predict. Qui ha giocato meglio di me. Qui ci sta. È il pre. Cioè, proprio secondo me a prescindere il Celestino. Vabbè. Poi abbiamo trovato Specs. Specs barra Magnet. Perché si capisce male quando c'è più moltiplicatori. Io ho messo il campo elettrico. Si capisce un po' male cosa possa essere. Capito, ragazzi? Fato, però io quando finisco Ratchet & Clank e porto Unite, voglio cominciare Zelda. Cioè, la fascia pomeridiana io voglio che sia un po' il non Pokémon, capite? Noi lo riportiamo a zero speed, quindi lo portiamo sotto a Veno. Qui Fulmia e Grimmsnarl ce lo killas. Perché crittas. Olè. E lo slip powderino lo missiamo. Quindi il miracolato qui. GG. Un ottimo turno, devo dire. Veramente un ottimo. Ora, qualora fosse stato Specs, crit inutile. Se fosse stato Magnet, avremmo resistito. Al 10%, ma avremmo resistito. E saremmo stati veramente in super partita. Siamo 2-2 orso, perché avevamo vinte 2, persa 1, e questa è la seconda che perdiamo. Cujo Yotaro, grazie mille. E allora, ragazzi, sono... Cioè... Credetemi, allora, io, breve parentesi, senza neanche perdere tempo, cercando già un'altra partita. La mia impostazione editoriale, nonostante, passatemi il termine, i titoli, il nome che ho, mi avrebbero potuto permettere di fare l'arrogante, grazie alle due lauree e la notevole comunicazione, peraltro presa con la lode, l'essere perfetto, avrei potuto fare un canale dove sono bravo solo io, quelle di Oie Oro, quelle di CT è merda, capito? Io c'ho il curriculum, ragione io. No, a me mi piace che ovviamente mente aperta, open mind, quindi cioè apprezzo il diverso, ci mancherebbe altro, competitivamente parlando, le giocate strane, il rischio, eccetera, eccetera, eccetera. Però non posso far finta che comunque ci siano dei paletti, dei limiti all'interno del quale bisogna per forza muoversi con scelte ponderate e ragionate. E io che uno mi lidi di Celestila contro un Santin, quando ha Garchomp, cioè dici sai, non ha Garchomp, all'acqua alla gola, mi parte Regieleki, Celestila, difende Celestila con Regieleki.
in quella situazione, insieme a Celestia, se io lido di Charizard, o che abbia messo dentro Torkoal, o che butti dentro Torkoal, io sparo la Fire lì, lui ha perso. Dite di no. Ditemi di no. Dice, ma ti pigli, parti, in shot. Porta una sega. Cioè, capito, è quello che sono... Vabbè. Tornerete tornei? Tornerete? Boh, non lo so. Pensiamo però alla team preview, perché qua, allora, dobbiamo ovviamente fare un buon lavoro. Vedo Celestila, sicuramente porterà Celestila. Quindi chiaramente in quanto noi abbiamo un team che fa particolarmente bene contro Celestila, lui porterà Celestila. No? Ha senso. Anche Black mi sembra fosse italiano. L'avevamo beccato tempo fa. Black è italiano. Black è italiano. Sì, Zeus, io capisco benissimo che entrano tutti in modalità bernardeschi e si sentono liberi di giocare la di partecipare, no? Di rischiare la giocata. Io, ok, però, cioè, d'altro canto, ribaltiamo la situazione. Cioè, se io mi metto e dico, ah ragazzi, qui la giocata giusta è X, però facciamo Y perché, yeah! Cioè, giustamente mi mandate a cagare, dicevo, ma questo come gioca? Fa il contrario di quello che dice sia la giocata giusta. Comunque. Parteciperà al mondiale di Victory Road, guarda il Tombi. Quest'anno è, penso, l'unico anno dove non convocarmi in nazionale sarà veramente molto facile, perché non ho fatto tornei online negli ultimi 4-5 mesi, quindi poi anche quando facevo risultati ai locals, ai pochi major che facevo non mi convocavano per altri motivi, però figuriamoci quest'anno, quindi figuriamoci. Among Us Zuikun, allora, mi arriverà probabilmente, sicuramente, una snarlata ad osso. Io vi dirò, me ne importa anche una discreta sementa. Giusto? Giusto? Comunque siamo un buon punteggio, non perdiamo la testa, non tiltiamo, rimaniamo concentrati, ragazzi. Ma Tracker non è fatto fenomeno meteo, io non sono minimamente fenomeno meteo. È una questione di prime donne, capito? Quando si vuole essere prime donne, non si vuole altre prime donne, quindi è così. Zaborg Fury, buonasera grande Fardo, come sta andando il Battespot? Ma per ora ti direi da 0 a 0, ma ti rispondo da 2 a 2. Quindi va bene così. Vedete, Occaberry Among Us. No, il Tombi, ma quest'anno è giusto, non venga. Cioè, quest'anno, anche qualora venissi chiamato, non, direi no, non è giusto, date il posto a un altro. Quest'anno ci sono mille giocatori molto più in forma, quindi non ha proprio senso che io venga chiamato. Adesso la logica vorrebbe che io facessi Max Guard e che lui magari si anticipasse facendo Max Quake su Regieleki. Sparo Wildfire.
Comunque lo sapete ragazzi, stasera sono veramente molto zen. Può succedere di tutto, ma sarò molto sereno. Per il semplice fatto che Diddy mi fa la carbonara. Infatti lui va di rotto, vedi? Cioè, se io qua proteggo Charizard, e quanto è scontato che lo faccia. Quanto è scontato che lo faccia. Noi avremmo potuto stallare un turno di Dynamax, che è importante, perché noi dietro molto probabilmente abbiamo Mamo e lui lo sa. E più che altro perde Suicune. Poi, se ha spreadato Suicune tale da reggerla, allora va bene tutto. Tipo a me qui nei suoi panni mi sarebbe piaciuto di più Quake su Regieleki. Quake Snarl sarebbe andato a più un'unità speciale. Io non metto Sole e non avrebbe preso molto da coso, avrebbe rischiato meno. Però sono scelte, capito? Sono scelte. Allora, vediamo un po'. Buttiamo a Torkoal. Buttiamo a Torkoal. Celestia. Shiny Barakami. Grazie al follow. Se Suicune fosse morto, io ora sarei andato dritto per il dritto di fulmine. Cosa che farò uguale, cerchiamo il crit. Non arriverà nemmeno dipinto, però ci si prova. Ciao Teo! Grazie mille di bizzini, Teino! Serve il crit di Ice Shard, boys. Questa partita, sapete chi ci ha cucinato? Suicune. Ah! Va bene, dai. Questa io la farei onestamente su Mamo. E invece no. Dottore, buonasera, dottore. Buonasera, dottore. Lei entra e prescrive così. 10 abbonamenti. Mentre prescrive così. Gli meritava fare. Gli meritava fare ice stream. Dottore, io ti ringrazio. Sono tanti 10 abbonamenti. Grazie. Grazie. Se crit ti vinci o se flinch. La meriterebbe lui, eh. No, non c'è stato bisogno del crit, né del flinch. Mamo è indecente, ragazzi. Mamo è indecente. Doc, grazie mille ancora, Doc. Gufo. Sapea, Sebastian Spirit, yeah, Emma, Tapurilla, che culo di merda c'hai. Sì, poi rinnovo, un mese e mezzo un rinnovi, ti tengo dentro il gruppo. Manabu, Borodon, Nivit Daffodil, Pompelmo O, Pompelmo _O e Just Touch. Allora, raga, fate l'antidoping a quel Mamo, sono d'accordissimo.
Sono d'accordissimo. Mirai, io l'anno prossimo ho intenzione di fare veramente tanti tornei, ma perché per me i tornei sono quelli veri, non quelli online. Non voglio sminuirli, eh. I tornei online sono difficili da vincere. Se li vinci è perché sei forte. È proprio una questione di gusti. A me non piacciono e non riesco. E inoltre, e c'ho 30 anni, sono in trasloco e ristrutturazione. Il fine settimana, ragazzi, io vi dico un breve dato. Vivo in una città di mare. Ho fatto al 23 giugno 2 bagni, di cui uno ieri mattina. Perché? Perché fine settimana, quando c'ho un po' di tempo, devo mettermi a montare l'armadio, a dipingere le inferriate, a montare il mobile, a mettere le luci. Quando crescerete, lo vedrete anche voi. Sono stato anch'io un ventenne, 22enne in grado di poter stare tutto il giorno attaccato al computer, ma non è più, purtroppo per me, quel tempo lì. Lo faccio durante la settimana per darvi video e contenuti, ma è diverso da prepararsi ai tornei. Non è una scusante, non è un alibi. Per quanto riguarda invece poi tornei veri, sarà bellissimo. Amore, io quel weekend lì non ci sono, vado a Berlino, c'ho gli internazionali. E allora lì sì, mi organizzo, si parte giovedì, si gioca, si fa schifo, si fa bene. Però per quei tornei lì lo faccio volentieri. Per questi non ho la scintilla, ecco, io per fare il Victory Road Qualifier, ecco, capito? Peggio anche chiamata, Discord contro la gente, cioè, onestamente non mi garbo. Numero 7, con un team cazzutissimo, con Ali Switch, tanti belli ipnosi, Perish Song. Facciamo attenzione, ragazzi. Facciamo denzione. Facciamo denzione. Ma lui potrebbe andare effettivamente di grande Bayonet. Grazie mille ancora, Doc. 27 di 50. Grazie, hai dato un bello sprint all'obiettivo giornaliero. Allora, ma Cloud, problema di Duraludon è che adesso ci sono Landotherian, che prima non c'erano, quindi un bel terra, e Urshifu. Questa, ragazzi, è una situazione di merda. Di merda. Lui può fare ipnosi, può fare perish. Questa è una situazione di merda. E mangia erba. Può fare Ally Switch e Perish Song e fare mangia erba di là. Può farlo, eh. Venusaur, madonna, ci ha pensato, ragazzi, Venusaur. Ci ha pensato, Venusaur.
Non basta fango bomba su Azumarill. Gli fai 70, te. Lucia Colossa, ragazzi. Vediato c'ha Colosso. Ve lo garantisco. E ora farà un one tool wake up, sta a vedere. One tool wake up protect, sta a vedere. Un avvelenamento, no. Eject button. Eject button, ritorna Gotitel. Se no come si fa a arrivare a settimi? Se non abbiamo l'oggettino nascosto. Però anche qui, che fai? Fai finta di nulla? Magari un ce l'ha, Pardo overpredicti troppo. Neanche sapevi che avesse eject button, capito? E quindi... Poi noi non siamo attrezzati contro un team del genere. Non abbiamo Taunter. Amen, ed è. Non mi strappo i capelli. Grazie mille Renz e Felix Bird per il follow. Grazie mille ragazzi, benvenuti. E ora è un po' una merda perché abbiamo Regieleki Torkoal. Non il massimo. Veramente non il massimo. Più che altro a lui entrerà di colossa le facce. Abbiamo di per sé un brutto matchup. Grazie Topo. Un pochino di succo di melograno. Questa ci sta a perderla. A lista aperta. In team preview puoi anche inventarti qualcosa. Devi capire se ha Fake Out Gotitel, se ha Alliswitch, se ha Ipnosi, se ha Azumarill, c'ha Sing. C'è veramente tante cose. Qui c'è anche il sole, lui si fa Aqua Jet, Max Flare e ti saluto. Proviamo a vedere se crittiamo. Avevo portato Torkoal perché è un rain, Manu. E quindi Venusaur sarebbe potuta essere una mia buona pick. Qualora lui partisse di Kindra, metto gli screen, mi triggera Weakness con Airstream, poi ho Torkoal, combatto la Weather. Tanto se mi fa Gothic più quella roba lì, io sono abbastanza nelle sue mani. Perché è una strategia fortemente dipendente dal sapere e le informazioni, capito? Ecco perché è settimo. Ragazzi, ma lo capite che cioè, lui è settimo con una roba che ai tornei non ha mai vinto nulla? Perché? Perché in best of one funge. È così, va bene, amen. Se fa perish hai perso. Sì, Bolzi, lo so. Ci sta che faccia anche Max Guard, infatti. Ma intanto è un 50-50 puro e ad ogni modo ho perso comunque. Tenta la doppia lui, attenzione. Ecco, qui lui fa una cagata veramente clamorosa. Cioè, non si fa Aqua Jet.
tenta la Protect. Se io gli avessi ucciso il... No, vabbè, fantastico. Avrei potuto vincere. Numero 7. Ha fatto una giocata terrificante. Crit anche lui. Crit anche lui, ci bypassa il light screen. E vi svelo un segreto. In virtù di questo crit, lui adesso mi può fare Aqua Jet. Cosa che non avrebbe potuto fare prima. E non si sarebbe potuto probabilmente fare Aqua Jet neanche su Colossa, perché forse, se, ok, c'è il sole, forse è in range di ammazzarselo. Quindi questo è un crit che gli fa vincere la partita. Ha fatto una giocata errata, però è così che funziona, baby. Mi sono spiegato? Fantastico, ragazzi. Io scommettevo sul sole. Qui tolgo non la legge. Più due. Anche se c'è light screen. Siamo belli bulky difesa al me. Calcoliamo. Lui ha fatto due mosse Dynamax, due crit. Io lo adoro. Penso onestamente ad occhio e croce. Siamo 2-5-2, però non penso. Si stramoriva, ragazzi. Si stramoriva, quindi no problem. Qui... crit assolutamente inutile il suo. Qui il peccato originale è non aver preso il crit su Regelec. E vabbè. Lightsing su Konosa non era meglio. Col seno di poi sì, checco. Io ho dato per scontato di morire dal suo Aqua Jet, capito? Renkas, un nostro ragazzo della nostra community. Il nostro iscritto, peraltro, no? Mi sembra, boh. Allora, peraltro adesso, proprio ora, in contemporanea c'è il carousel e strano che Renkas sia a fare bat spot mentre c'è il carousel. Allora, mi ha mandato il team. Abbiamo il team, grazie Renkas. Tanti bacetti. È un Loom Glast. Download Tuon Onda Grimstar. Riflesso, frantumanima, schermo, lugie. Ok. Allora, qui Renkas può farci del male. Per via di una mossa. Thunderwave. Io mi aspetto Metagross lead. O Entei Metagross o Grimmsnarl Entei. Grimmsnarl Entei.
Bella Max Quick buttata via. L'altra volta, io me lo ricordo, il match con Rankas, lui tentò di burnarmi di Sacred Fire. Vi ricordate? Sicché a questo giro io ho pensato, ah, secondo me Zapdos non lo porta, perché poi c'ho Mamo. Invece l'ha portato. Ma più che altro a questo giro ritenterà con la solita rischi strategia. E invece no. E invece no. E invece niente. Peccato. Sì, sì, no, qui è un baitino. Per me va di fulmine, spirit break tutto su Grimmsnarr. Ciao Takomu, sì, è tornato il mago. Ci sta dando grandi soddisfazioni. Che coglioni però, ragazzi. Cioè, io non posso fare spirit break il turno dopo. Cioè, io rendetevene conto. Io gli ultimi tre attacchi che ho subito sono stati tre crit. Ma sì, Fato, perché fulmine sotto light screen ci fa 30%. E spirit break non mi fa 70, capito? Ciao Chef Gabri. Che due coglioni, che due coglioni. Lo posso dire? Che due coglioni. È riandata al timer anche a questo giro. Ragazzi, sono veramente... sono veramente... perdonatemi, sono veramente giù di morale. Abbiate pazienza, sono de ciccio anch'io. Cioè, non è proprio possibile giocare così. Considerate, avevo scelto di fare Quake e no Hailstorm. Ora invece mi spacco la Sash. Perclu, che tiltata non mi sembra, sto giocando, non ho... cioè, a me dispiace solo che io metto gli schermi e mi crittano, a manetta. Porta un cazzo, triggeriamolo, vai, tanto sono completamente nelle sue mani.
Che palle, ragazzi. Che culo, eh? Ma vaffanculo, Regelechi. Mi stanno massacrando stasera, Diddy, mi stanno massacrando. Mi stanno massacrando. Mi stanno massacrando. Metto uno schermo, mi crittano. Metto uno schermo, mi crittano. Io non ne posso più. Non ci posso credere. Grazie, Giamma. No, vabbè. Cioè, match di prima. Metto l'ice cream. Quake crit. Volcalit crit. Cioè, cazzo, ma datemi. Oh! Tregua, eh! Ah, vabbè, non ti preoccupare, sì. Chiudi se vuoi, ma... Fa di male stasera? Eh? Dice male stasera? Ma neanche, è che cioè non riesce a fare. Prendi pure una sedia, Ciccio, ma figo, aspetta. Fammi un po' compagnia. Non riesce a fare 2-3 win di fila. Perché succede, cioè, no, due partite lisce di fila non vanno mai. Capito? Poi c'è la volta che giustamente perdi perché quell'altro gioca meglio. E qui, cioè, non ce la fai. Non ce la fai. Non ce la fai. Eccolo. Però devo dire che è il periodo comunque, perché ti confermo che comunque... E poi vabbè, c'è la difficoltà che io, ora questo è un ragazzo italiano, sì. Io cioè non mi ha mandato il rental, quindi quantomeno abbiamo giocato a lista aperta. Sì. Non sai, cioè turno 1 in te, io Shomamo ha buttato Zapdos, che per me, per il team che ho, non sarebbe neanche stato da portare, per dire, certo, no? Ci poteva stare P2 o Grimsland, no? Sì. E mi ha beccato un turno. L'altra volta lo beccai, fece pronti via Sacred Fire su, mi sembra, Regi Gigas, dove se mi burna bene, se mi perde, perdeva, no? Quindi lo avevo bollato, tra virgolette, il buon Rankas come uno con una buona attitudine al rischio, no? Sì. E invece qui beta, peraltro buttando un po' come che un cincasta, un accidente. Rankas, nothing personal, si fa per dire, per fare un'analisi delle giocate. Cioè, non... se si mettono insieme tutte queste componenti, finalmente hai cominciato a streamare anche te. Vieni, Ciccio, vieni. Quindi sai bene che... No, so bene, cioè, quando ti mandano il rental, che comunque tendono a giocare un po' più cattivi nei tuoi confronti e predictando magari... Quello neanche, perché... No, allora può capitare che magari si predicta di più perché sai, cioè... Sì, King Dodd, ma hai rotto il culo anche perché ha tirato una bella frittata su Grimmsnarl che io magari il turno dopo facevo Spirit Break, mettevo un altro screen, capito? Perché già io se metto Reflect, senza che lui mi critti, la partita cambia. Perché Max Wake più 2, per esempio, non mi killa più Metagross, capito? E non mi killa più Torkoal. Quanta gita, però. No, non ce la faccio. Poi quelli alti che becchi sono. Eccolo là. Ok. Alli switch. Ho beccato il numero 7 e il numero 13. Uh-huh. Uno c'aveva Gothitelle, Perish, roba, Fake Out, Eject Button. No, la top 50 e il 70% c'hanno gli switch. No, trick, no, cioè, la top 50 non è più quello bravo che arriva di più. È quello che ha più. È la best of one giapponese, fra. Ho capito. Comunque, lui l'avevamo già beccato, mi sembra, ieri l'altro, ragazzi. Rankas, non è certo colpa tua, Topino, per l'amor del cielo. Io devo dire che quel crit è servito, e non poco, però non è colpa tua, figurati. Dai, ragazzi, non mi aspettavo proprio tu portarsi Zapdos, onestamente. Sono andato di Quake abbastanza a cuore leggero, perché lì Zapdos contro il mio team, onestamente, non lo vedo come buona pick. Cioè, o l'hai portato solo con l'idea di fare baiting, e allora proprio chapeau, però anche lì, e io non so il grado di... Vabbè, allora... E niente, contro questi signori... Abbiamo 30 secondi però, eh. Come? Comunque tu sai comunque come affrontare il team, perché ci sono rimasti 30 secondi.
da sei migliore come streamer su sta cosa, io mi perdo. Mm? Ah, ok, c'hai le cuffie. Non avevo capito che c'hai le cuffie e non mi senti. C'ho le cuffie, non ti senti. Sono mezz'ora che parlo e dico, perché? No, io direi di far così qui. Eusebio, un undicesimo, grazie mille Eusebio, un 30 di 50. Ora è arrivato Didi, so a 50 minuti. Ma che ci vuoi? Io ti faccio sculare, fra. Sì, ma dirlo vorresti. Io sculo un botto, a parte, vedi, ancora c'è la carta mia, quindi lo sai che un po' di me, un po' di me c'è sempre. No, fidati. Meno male mi fai la carbonara. Sì, no, ora un po' da qui. Sui Tyranni, capito? Allora. Ma... Io for reflex di Pave, ce n'è che butterà fini. Ci mantiene Tyranitar? No, non dovrà far trick. Cioè, allora, io ti dico. No, e butta fini su di là. Io ti dico, cioè, a me non dispiacerebbe Mamoswine. Come? Guarda, è bellina. Sì. Qui Mamoswine sderena. No, io qua. Boh. Però penserei Reflect. Sì, Reflect tutta la vita. Lui farà Trick Room dentro fini. Se ne sbatte sciacquetta alle palle. Magari non ha portato fini. Io provo. Sì, provo. Vabbè, per me è giusto provarci turno 1. Che cazzo. Tarsi Tyranitar. Lo sai che lo stavo per dire, però ho detto. Perché devi fare un Tyranitar speciale? Ho capito, ma cioè non rischi slip out? Però lui fa le switch. No. Perché se fa le switch, quindi no, 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 cioè, non capisco. Non fa le switch, va cattivo in diretta. Deve cucinare io. Sì. Ciao piccole. Quale so? Vabbè, mo tra 7:30, 5 minuti e te lo rimando. Com'era il discorso che con te si scula? Ha fatto le switch? No, ma ha evitato slip out. Ah. Com'era quel discorso? Al telegiornale. Cioè io, ragazzi, io sono veramente in difficoltà. Perché sto diventando, cioè, sto diventando una lagna continua. Ma non perché sono diventato così mazzariano, ma perché nell'ultimo mese sta succedendo di tutto. Comunque penso. Manca a te. Sì. Però è un periodo sfortunato. Io non sto giocando per quel motivo. Io non c'è più verso di. Comunque mi devi anche dare tempo di carburare, insomma. Cioè non è che arrivo. Cioè questo turno 1 pigliava slip powder. Sì. Ma infatti fra io gioco turno 1, gioco no, ma layer 1. Cioè no vabbè, layer ma one questo era mio layer 1, perché sì, io comunque sì. Avevo fatto su Dusk. Bulltoth. Sì, no, certo, sì, perché sì, c'ha perché WP. WP si deve triggerare. Però non fare trick. Tecnicamente forse noi a meno 3 dovremmo attaccare. Forse. A meno che lui non sia proprio min speed. Ciao Venus. Il tutto per uno slip power misto in uno, Ti piace? Madonna, guarda. È vero che non mi ci. Ragazzi. Cioè. Non bisogna affidarsi allo slip powder, però cavolo. Porca merda. Contro Dusk, cioè. No, ragazzi, questo è proprio best of one. Cioè, esatto, che ne sai lui che ti fa da Dynamax turno 1? Poi la slip powder è in 75, cioè secondo me è più ragione che. No, porca puttana. Cioè, ora dai, va bene tutto, però. Comunque avrei fatto anche io slip powder. No, qui era da fare slip powder, ma era da magari. Invece no, vedi, mi crittano la partita, la faccio dopo mi si slip powder. Cioè, no, non finisci più. Non c'è. Io è un miracolo che sia ancora in top 300. Sì. è vero. Cioè, non ci si fa. Ciao Toon. Cioè, vabbè, adesso. Ma adesso è finita. Tra GG. Cioè, capito? Perché lui ha più 3. C'è Mamoswine già indietro? Sì, ma cosa ci faccio? L'aceto? Cioè. No, sì, qua devi starla un pochetto. Prova con Mamoswine, ma. Cioè, cosa cazzo faccio? Cioè, però. Cioè, hai capito? Non c'è. Non fai in tempo a finire la partita. Ti scula anche della. No, ragazzi, io mi dispiace. Scusate per lo spettacolo cascino. Chef Gabri, sì, lo leggo un messaggio da sua sua. Perdonare, c'è un ospite, sto a una partita, mi stanno scullando, stiamo ragionando, ci sono altre 600 persone. Perdonami. Ma, chef. Perdonami, chef. Sì, chef. Sì, chef. Sì,
Il Pizza Day dove? Perché qui se ti mando lui è il Pizza Day. Io. Ok. Lascio un turno, dai. Si può fare ancora mazzgana qua. Dopo ti arriva una pigna. Ciao Ad. No, la cecinella non ce lo porto. Alla cecinella? Che cos'è la cecinella? Poi anche qui. Fra quanto arriva Aliswitch? Tu pensi che ce l'abbia? Ma di sicuro. Non arrivi lì. Scusa, Bulldog, Strickroom, Nightshade e Aliswitch. Amico mio. È la next gen. No, se no non gli danno. Non gli danno il passaporto. Per andare in Giappone. No, è giapponese, quindi non gli danno. Cioè, la tutti... cittadinanza giapponese no. Si guadagna avendo fatto almeno 3 allo switch in una partita. Doppia però perché dici no, vedi, no? Figure. Cioè, è allucinante. Oh! Perché ha fatto sì, Bulldog. Sì, sì. Vabbè, ma questa ragazzi è una partita ovviamente finita a turno 1 perché mi... se entra Sleep Powder lo rovini. No, con Sleep Powder lo rovini. Pezzo. Lui ha persa, no, perché c'ha sempre Ali. No, però ogni è partito da weakness comunque, cioè... No, non riesce a triggerarsi, rimane certo. A più 1, è un... Cioè, hai messo i reflect, quindi sei a posto, sì, installi la Dynamax e poi entri con Mamo. Invece no, qui no, che fai? Cioè, non... Cioè, tu il turno dopo puoi provare anche a farne un altro di Sleep Powder, perché cioè, certo, Venusaur. Certo, per dire. Ragazzi. Che te fai, però? Sì, ma è finita. C'è un modo di fare Nightshade, cazzo. Beh, perfetto. Cioè, io non ce l'ho. Non era così prima il battle spontaneo. Allora. Fra. Confidi in me che la prossima partita sì. Recupererai tutto lo scuro. Come no? Non so cosa deve succedere. Ti santifico. Ecco. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Poi, quando predicti... No, pardo, vai layer 1 e basta. Ascolta, anche lì è colpa tua, sì. Vai layer 1. Pardo, però un po' di coraggio, cioè, oppure predicti come un matto, però hai fatto la cazzata, no, che no, fai, predicti no. Se manco chi è. Però adesso. Ma adesso sono sconsolatissimo. No. Adesso, poi il team è buono, in questo momento, il signor Stain prenderà purtroppo tutto quello che hai subito dagli altri. Non lo vedo. Questo tranquillamente. Io già vedo Grimmsnarl, quindi già ti dico che non sono un video. Vabbè, lui ti dà Grimmsnarl Zapdos. È la lead da Rain. Da Sun. E. Ora combattiamo. Grazie, Miss Wolfer. Leghi Mamoswan. Ma Leghi Mamoswan è bellino, però ho un po' paura di. Cioè, mi Rillaboom mi sconforta. Ecco. Ma non leaderà mai di Rilla, cioè... Ah, non ti preoccupare, con questo team qua ho avuto 3 lead di fila di Celestila contro. Lead da Mamo. Anche a me piace e farò quello più che altro perché ho paura di Thunder di quel cazzo di Grimmsnarl. Qui però il nostro Dyna adesso è lui, Sì. Ecco. Non parte Grimmsnarl? No. Non ce lo vedo bene. Anche perché chi Dynamax? Mamo no davvero. Non dai la match 1 e più. Però 60, bisogna mettersi 70 da grassi clan. No, però bisogna mettersi in bella posizione con Charizard. No Zapdos. Bisogna fare Electroweb una volta. Anche lui. Banale. Sì. Ma io andrei Iron Head su. È che secondo me mettere effect non gli fai veramente un cazzo. Burton è matto. De 19esimo mese. Grazie Burto. Per la risata, guarda. Grazie Burto. Ma io invece andrei di Crash. Su Zapdos.
Va bene. Fatto chi entra. Vedi quando prendi la lead? Questa è stata la santificazione. La benedizione. Rifallo, vieni. Ma ora buttane di più, però. Posso buttare anche il succo? Ah, il succo di melograno. Benedicimi col melograno. Ok, aspetta, faccio un altro. C'è un po' di alcol? No. Mi dissociamo. Ma è solo per una benedizione, si può usare per benedizione. Vai a prendere l'Heineken. Vai. Ah. Pedro. Che cazzo giochi, Pedro? Coco e Tundurus. Allora, è un fantasista lui. Tundurus è prankster, sicuro. Sì. Insieme a Blastoise. Sì. E anche insieme a Celestia. Lui ha due lead molto molto carine, che sono Celestia Tundurus e Tundurus Blastoise. Yes! E quindi gli specialoni sono un po'. Io ti direi di dare leghi Mammoth. Nuovamente, sono d'accordo. Dobbiamo sacrificare Mammoth a tirare giù Tundur e poi dilagare con il nostro sì. Dyna. Sì. Che sarà Signor Charizard. Certo. Però. Tolkol, ovviamente. Sì, anche Venus qua non fare altro. Cioè hai ragione, però Venus ha comunque rischi. Sì, no, rischio soprattutto per. Per Celestila. Celestila, sì. Cioè, poi se perdi. No, Tolkol qua è praticamente inutile, serve solo per mettere il sole. Però. Oddio, è un Tolkol bastardo questo. Guarda sì, la spread. Sì. No, l'ho visto che è 2-5-2. Guarda va. Ah. Regge tutto. Ah. Carino, non l'avevo visto questo, mai detto. Tipo lì non vedo che riaprano tornei, si possa fare un team dei nostri. Ragazzi, voi una cioè chi è vecchio, ragazzi, del canale sa. Adesso è Swagger? Giganigoku fisici. Lum Coco Seth Swagger. Non penso, sinceramente. Sì, Etkin. Io vado di Electroweb. Vai, Electro. Posso anche mettere Light Screen, lo sai? Light Screen dice. E non vorrei che magari lui, se è Defiant, gli faccia Electroweb. Vai, fai Light Screen. Oddio, e... se è Defiant, porta. Vieni. Ma tira sto acido, porta. Infatti, cazzo, dai, su. Oggi siamo del Pardo Layer 1. Pardo Layer 1, ragazzi. Pardo Layer 1. Ah, non ho fatto. Merda, cazzo, la benedizione. Veloce. Cosa sta succedendo? Ok, è il prankster sub. Alexa, metti un sub. Ma inutile. Oddio. Si abblasto. Specs. Sì. Guarda. Nel senso, ha portato uno e noi gremiamo di Shizan. L'importante è che adesso. Sì. Tu la reggi un grassi? Ma questo era fondamentale. No, perché sennò con Tundurus davanti. Ma io ti dirò, ora o si fa Protect dentro Torkoal. Vediamo un po' con chi entra. Anche perché c'è lui che fa, rientra con Coco, non può. Adesso forse Coco rilanziano. Adesso secondo me Celestia adesso se l'ha portato Blasto. E se infatti Celestia non lo poteva portare. Io entrerei con Coco e col fulmine lo portiamo in range di una Arstrand. Io ti dirò, qui si va a muzzo proprio duro. Sì, io andrei doppio su Blastoise. Io farei invece o fulmine e Icicle Crash. Cioè, se ci pensi, dici, te fai una kill. Ok, dici così dopo entra Coco. Lui te ne può fa due, ma se te ne fa due, ha preso una kill. Poi dopo c'è Coco Torkoal. Non è meraviglioso Coco Torkoal, no. Però. Io proteggerei Reiki. Perché serve. No, dobbiamo togliere lui invece. Dobbiamo mettere Torkoal, via. Mamma va tenuto per Coco. Per Coco, sì. No, però avrei fatto anche Protect quei leghi perché. No, Pardo layer 1, abbiamo detto. Ok. Perché quel Blastoise poi diventa rognoso, eh. Sì, però se già gli fai fulmine, non gli fai la ora bisogna vedere lui. Perché lui con quel Rillaboom poteva fare o Grassy Glide su Mamma. Per me ora fa su tutto. E leghi, se lo togli dalle palle. Però può pensare. Sì. Mamma, se non lo tolgo dalle palle ora.
non lo pago più. Ma amici, cioè ti sei preso un 50% per fare un grassy glide safe. Sì, proprio safe. Questa andrà anche su corpo, però life orb, che siamo sotto sole, eh. Sì, sì. Comunque quanto fa schifo Blastoise da sto punto di vista, eh? Allora, dal punto di vista dei danni, sì. Il problema è che regge tutto. Muori, sì, dai, sì, dot, sì. E non te ne accorgi nemmeno. Ancora più in range di tutto. Vabbè, noi comunque adesso abbiamo... Noi si fa Protect con... Ma noi si fa doppia Protect, si sta la Dynamax su. No, dobbiamo farci fare la kill. E ricordati che con Mamo non abbiamo Protect, quindi se noi prendiamo doppia Protect, okay, siamo costretti a entrare in Mamo, prendiamo il Glide. Allora, facciamo così. E poi non dobbiamo dare troppi turni di terra in... Prendiamo Torkoal. Prendiamo Torkoal, certo. Sparano Yawn a caso. A casissimo. Però se faccio Yawn butta entra Coco, capito? Mm-hmm. Mi conviene forse di più un Body Press, mm-hmm, per portarlo ancora più in range. Beh, tanto poi ci si porta da solo con la Life. Infatti c'è il grassi Terrain DD Swag, ragazzi. Sì, DD Swag. DD Swag, ma volevi proteggere, vedi? Che volevo proteggere? Volevi proteggere, invece il pipiritto. Ma a me sinceramente... C'è la Charizard. Sì, ma tanto... Morirà di Ice Stream ora, cazzo, quel blast. Sì. Mm. Sotto sole. No, sì, sotto sole. Sì. Se l'hai forte, Charizard. Sì. E allora che... Domani. Cioè, esplode. Sto pensando che in realtà ci conviene quasi... Fammi pensare. Se faccio la Wildfire, capito? Sì. Se faccio la Wildfire a sinistra... Però magari tu puoi essere stronzo e ti mette... Ti fa l'Ice. Sì. No, era perché così Blast torna vicino. Dot, Ice Shard. Però c'è quel grassi terreno. Ma Ice Stream stai sopra Coco, ciao. Sì, per carità. È giusto se lui fa adesso fa Mazgard, può essere il problema, entra con Coco. Quella è l'unica cosa che un po' potrebbe essere. Però tu spara Electro, sparai Electro e stai sicuro. Ho fatto tutto fulmine. Sì, hai fatto bene. Secondo me lui non fa Mazgard, sai. No, lui ci prova. Adesso fa. Pensa di reggerla magari, capito? Spara Grassy Glide su Elechi. Lui l'ha giocata malissimo, eh. Lui ha spinto il piede. Che poi noi si entra di Mamo e. Se gli si fa la kill su Blast, ottimo, perché entra Coco, perde il campo elettrico e ciao. Se no Mamo di Grassy va via giù, eh. La situazione è veramente molto tricky. Dipende perché... se è a V o non viene a quel... No, ha fatto Protect. Ha fatto Protect, quindi sicuramente è Miracle. Può essere Cobba, non me ne uso. Allora, non ha protetto Blastoise, quindi se Blastoise viene giù, siamo messi benissimo, perché gli si auto sovrascrive il campo erboso. Quindi... Sì. E via! Beh, in effetti, insomma, 100... Non è fatta da Arken, è fatta da Slash, però 130, no, però Solar Power. Power. Calcola che secondo me full vita gli levi 60. Sì, anche secondo me. E ora lui probabilmente capirà il perché. Diddy è un talismano, no? È la cosa, ragazzi. Di Coco, sì, Diddy è un talismano, è arrivato, mi slip out e miss, eh. No, perché non mi ero concentrato, non mi ero messo gli occhiali. E non mi avevi battezzato. Non ti avevo battezzato, sì. Qui io vado di... Oh. È il mio o il tuo? Era il mio. No, è il tuo. Io vado di fuego su Coco. Sì. Il fuego. Stai a vedere, Scarf Coco. Scarf Coco. Oh, cazzo. Fammi pensare. Stai a vedere. Fatto. No, attacca un'unica legge Reghi. Se no arriva a 300. Sì, ha attaccato prima di 100. Vabbè ragazzi, io dopo questa vittoria vado a cucinare la carbonara, ragazzi. Oddio, ho detto vittoria. Vabbè. Direi che... Vabbè, aspetta. Tu
tu dici Sesh. Okay. Sesh Recreation. Sesh. Coco, no, non è. Ah, no, poi l'avevamo scippato. Fallo. No, mi sono messo paura per un attimo. Ho detto la vittoria. Mamma mia. Oh, vediamo dopo. Ragazzi, bacione. Bene, signori. Io il mio lavoro l'ho fatto. Adesso. Vuoi un'altra partita, vero? Adesso. Se vinci più, sì. Un'altra benedizione. Sembra molto un film. Aspetta, forse questa può aiutare. Sul gozzo, ecco. Ok. Ragazzi, io ho fatto il mio dovere. Grazie. Quanti di voi hanno controllato i propri telefonini? Io sì, e voto io sì per davvero. Io non penso che la regga la gigagliamo a rada, ragazzi. Voi che dite? Ci credete? Cioè, questa partita noi si è fatto fulmine a muzzo duro su Blastoise. Lui non ha fatto Grassy Glide e l'abbiamo portato in range di Ice Stream. GG Pedro. GG Pedro. Carbonara buonissima, con questo caldo riesco a sopportare solo insalata di riso fredda. Tomiruk verrà degustata in una casa attrezzata di aria condizionata e accompagnata da vino bianco e birra per chi vuole ghiacciata. Ti volevo dire questa cosa, ma magari. Oh, come ti fanno tornare il buon umore gli amici, ragazzi. Ero veramente scorato. Forza, abbiamo recuperato un pochino. Vediamo di non perdere. Ciao Surz, ciao caro. Signori miei, vi ricordo, se volete darmi una mano, in virtù anche, non vi voglio svelare niente, insomma, di mega progettoni che... sto portando avanti, credetemi, veramente mega progettoni. Mi farebbe comodo avere il vostro supporto dal punto di vista proprio numerico degli abbonati, non tanto per l'apporto economico intrinseco che viene con un abbonamento, poco, ma perché al fine di essere più contrattualmente validi al tavolo con tanti partner, avere un numero di abbonati alto permette chiaramente di poter intavolare discorsi con realtà molto interessanti, quindi vi chiedo gentilmente, se vi va, se credete in quello che facciamo, qui è il Mattia di prima, di fare un, è quello che abbiamo battuto con Grimmsnarl Dynamax, di magari fare un abbonamento Prime o livello 1, insomma uscire dal supporting silenzioso. Io comunque vi ringrazio ad ogni modo, perché anche e soprattutto direi il supporting silenzioso costante è fondamentale. Allora, lui è quello di prima. Come se la giocherà? Come prima? Tipo S. Andiamo. Ale Carpita, non ci ho capito nulla. Ermenegildo, nono mese. Grazie mille Ermenegildo, bentornato. Palloncino, benvenuto. Grazie dell'abbonamento Prime. Grazie Palloncino. Ora piglia il Dynamax io, ragazzi.
No, vabbè, è destino che io con quest'uomo debba timeoutare. È destino, io però sono proprio coglione, eh. Salutate Bumble's Wine, ragazzi. È veramente destino io con quest'uomo debba timeoutare. Devo buttare Torkoal per calare la potenza, ragazzi. È andato di close combat su Grimmsnarl, memoria del match precedente. Ha avuto paura di Grimmsnarl. Mattia, mi devi perdonare, perché... potrei far giocare la Switch d'ora in poi, raga? Che ne pensate? Forse è meglio. Forse è meglio. Cioè, faccio giocare la Switch? E a me non interessa, nel senso... Che dite? Io non penso abbia Talon, troppi supporter, Raichu Talon. Sì, tu, un attimo. Secondo me salva, rimaniamo competitivi dare su spade e scudo. Qui self Volswitch lui, dai. Ah no, lo fa qui. Moltres è bellissimo, Cloud. Moltres è bellissimo. Ma ad ogni modo non preoccupatevi se il competitivo non va su i remake e avete voglia ovviamente di giocarveli. E ci penso io. Ci penso io. C'ho già tutto qui. State tranquilli. E vi sistemo io a voi. Io quando parlo di grandi progetti... Sì, PTC2, ma not only. Ho bisogno però che siate con me, ovviamente. Ma questo signor Mamoswine, precisamente, che cazzo di pigne tira? Ma ragazzi! Qui lui doveva fare self Volswitch e tirarmi giù Torkoal. Dauri, grazie mille dell'abbonamento Prime. Benvenuto, Dauri, grazie mille. E parte anche la Hype Train. Esatto, Zeus. Federica. Na 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 na. Mano amica. Na 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 na. No, non dice così, però io mi piace. Mattia. Due volte che ti batto mi scliccando. A cazzo canis, proprio come dicevano i latini. Federica. Mano amica, siamo insieme, Federica. Andiamo, andiamo. Cloud, è la mia testa.
Se lei era legata al dito contro Grimsnell, ha eliminato Grimsnell. Cattiveria. Black Cobra. Italiano. Bello il team, mi garba da morire. Anche proprio esteticamente fico. Vediamo se mi manda il rentalone. Mara. Ciao Mara. Grazie Mara. Mitico. Ma ragazzi, penso che il Vaticano dovrebbe farsi ogni tanto un po' di molti cazzi suoi, ecco. Scary Face? Non lo so. Avrà Thunderwave o Scary Face secondo voi? Team non me ne è arrivati. Quindi. Michi, Michi. Beh. Viva la vida. Bene, ma non benissimo. Allora ce l'hai Scary Face. E allora perché tu non ha fatto Scary Face Sacred su Mamo? Era partita chiusa. Vabbè, allora ha fatto le sue valutazioni. Tundosi è veramente troppo forte. Tundu così è veramente too much. Of heaven.
Ma aspettavo Scary Fates. Avete detto in chat: no, no, Shatander. Ragazzi, ma quando dite le ossa, dovete essere sicuri. Oh, ma se vi chiamano a giurare in tribunale, voi mandare in galera la gente. No, non è il team di Pero, non ha Registeel. Però è simile. Il team è molto buono, molto buono. Se avessi missato Electroweb turno 1 avrei potuto fare Electroweb più Ice Shard. E qui Dottelli. C'ha anche Air Impulse, Sub, Scary Face, Fulmine. Infame quel Tundu. O chi è? Gian. Grazie Gian. Qui ragazzi noi siamo un po' fottuti, eh. Quel sub lì di merda. Buttare Charizard è completamente inutile perché mi fa Impulse, non serve proprio a niente. Pacchio underscore 10, ciao Pacchio 38 di 50, grazie mille Pacchione, grazie. Ricordatevi ragazzi, facendo l'abbonamento Prime livello 1 si entra sin da subito in un gruppo Telegram e in un server Discord, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Qui Scary Face su Mamo, no, Fulmine per non prendere Yone, ci sta. Ma la lead che abbiamo fatto secondo me è ottima. Non cambierei granché in quello che abbiamo fatto. Poi beh, Cobra, per l'amore del cielo, un ottimo giocatore. Non avessimo missato il primo Electroweb, abbiamo visto nel match precedente che tira giù il sub di quel troiaio. Quindi sarebbe stato poi sotto Ice Shard Electroweb ancora. Però oh. Ormai è andata. Peccato, peccato. Exit, de. Ma a noi ci piace, quindi non ti preoccupare. Leonardone, avevo iniziato con questa Haunt Pregi Ice Shiny al primo mese e l'ho finita al terzo. Come vola il tempo quando ci si diverte. Grande, Leo. Abbiamo trovato, eh. Lui qui guarda. Giusto, giusto, giusto. Io però non sto a fare Hailstorm, perché fare Hailstorm è controproducente, perché mi toglie la possibilità di reggere di più, chiaramente con il sole, no? Ciao Dome. No, non sono giù Dome, sono
sono qui. Lui ha rischiato tantissimo, Heatwave. Se andasse a pipiritto. Il fatto è che dietro lui c'ha Rilla e... cioè... Vabbè. Lui dietro c'ha Rilla tutta la vita. La spina del fianco è stato quel Tundu dietro sub. Ma Regi Lekimamo è ottima, perché comunque Electroweb, se mi piazza sub come ha fatto, va bene. Sto pensando un po' a vedere come in un eventuale best of 3 possa un po' cambiare le cose. Rifarei onestamente tutto uguale, non rinnego. Abbiamo avuto la sfiga che si è missato e lui è rimasto col sub. Se no sarebbero partiti anche dei discreti mind game per difenderlo, per non subire Ice Shard, per non riprendere Fulmine, quindi magari avrebbe rifatto sub, eccetera, eccetera. Così non è stato, amen. Endor, bella Fardo! Sì, GG, per l'amor del cielo. Sto a rosicà molto per quell'Electroweb, devo essere onesto, perché senza Electroweb miss è veramente un'altra partita. È veramente un'altra partita. Questo non basta, perché Blastoise è una fortezza, ragazzi. Scaldone e via. Poi vabbè, dietro avrebbe, secondo me, avuto Rilla, sicuramente. Perdiamo comunque pochi punti, quindi va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. 20 e 16, dai, un altro paio di partite c'entrano, raga. Vediamo di chiudere con un buon rate. Sì, sì, il suo team è un team che gira e Tundurus Blastoise gira veramente con Registeel, gira il team di Pero e va come le micce. Ciao Dresox, ma è andata bene, dai. Abbiamo cominciato 2.75, siamo 2.45, quindi anche qualora dovessimo perderle tutte, si chiuda, faccio per dire, a 400. Beh, Cobra, amen, amen. Non è certo colpa tua se io litigo con le 95. Non ti preoccupare, GGGGG. Prossima volta che ci si becca, al fine di dare anche un bello spettacolo, anche perché mi piace giocare contro di te, che sei un gran bel giocatore, mandami il rental, che io non lo conoscevo, non sapevo di Scary Face, eccetera, eccetera. Poi mi hanno detto su Victory Road, ma io, ragazzi, non l'ho visto, e mi dovete perdonare. Non è che sto tutti i giorni su Victory Road. Ok. Allora, qui potrebbe essere buono e valido. Potrebbe essere buono e valido. Nuovamente Mamo. Guardate che meta call è Mamo in questo momento, ragazzi. Però lo farei più nel late game. Lo farei nel late game. No, ma Cobra, dopo, a meno che non ci si ribecchi, è inutile. Serviva prima. Ora non ti preoccupare, tanto ora che lo so che c'è su Victory me lo andrò a vedere. In chat mi hanno detto Shut Underwave. Scary Face. Anche perché è meglio Scary Face. Allora,
VP più a tag. Io ho pensato, se Dynamax è pronti via Lando, che è Lume probabilmente, quindi non ci faccio neanche Zip Power. A me va bene, perché non fa Swordance. E io quindi poi ho Mamo dietro. Cloud, ma bastava chiedere, te la davo la playlist. Vogliamo far vedere in live? Vogliamo far vedere in live? Avvicina, avvicina il contenuto. Non mi versa a carbonara, raga. A carbonara vera. Luca Mar, bello sei. 15° mese, 41 di 50. Va, va. Lavora. Lui va di Quake, raga. Si aumenta la difesa e special. Ma io Mamo lo do per... cotto. Mi metto a danneggiare P2. Buon. E il mato non ti manda il link. Cioè te li vedi, ma a me non arrivano. Ragazzi, la carbonara del Diddy, ve la ricordate? Ce la fece già la 24 ore. Che lavori fu quella carbonara. Occhio, perché qui dobbiamo essere più veloci di Veno. Perché lui l'ha portata a più 1. Con questo va a meno 1. Ma io immagino farà Ice Cream, quindi lo riporta a più 0. Ora, noi siamo velociozzi con Mamo. E in questi team qua i Veno girano bassi di speed. Magari è il Sun Room con Venusaur veloce. Da vedere. E invece no, dai. Mi piacciono molto Mamo e Veno insieme, era l'idea appunto di base. Perché, ragazzi, se non Dynamaxano Lando, potenzialmente Veno lo batte, specialmente VP sotto l'ice cream. Se lo Dynamaxano, te c'è Mamo.
lo leva tutta la vita, ragazzi, ma devo provarci. Secondo me non la regge. Wantur, wake upino e si vola. Perché ora Torkoal la riapre, ragazzi. Oh signore. Vabbè. Ha dormito un turno solo, eh? One to wake up lui. Non basta, Blue Ezesh. E vai! Alli Switch! Alli Switch Porygon. Con Trick Room Recover, Alli Switch. Quindi non so cosa hanno... Non... Eh? Com'è meta? È meta di merda. Ah, ah! Trick Room settata di One to Wake Up, ovviamente. Ah, perché, no. Voglio dire... Cioè, ma te, persona sana, a quale mossa rinunci su P2 per dare alle Switch? Allora, rinunci a Trick Room? Io a Recover? Eh? Un attacco. Allora, quindi o dai try attack e basta. E quindi tipo draga, putelli, guardi. Se ho problemi con Lando, do solo Ice Beam. Ok, e quindi poi tipo ti wallano tutti gli... Cioè, vabbè. Ah. Ok. Per creare della randomicità, eh? Io lo Switch non lo uso. Magari con questi occhiali qua sì. Primo bleccato Black Cobra. No, aspetta. Io sono Tundurus qua Blastoise, quel team lì. Sì. Parte Tundo Entei. Io Electimamo, che è ottima. Electroweb. Lui Sabba. Miss su Tundo. E quel Tundo ha rotto e mi ha fatto perdere la partita tutto. E certo. Tutto, tutta la partita perché è rimasto Sabba. Si gioca tutte mosse 100%, basta. Facciamo un team solo con mosse 100%. Sì, come fai? Cioè, devi rinunciare. Electrobeb, Will-O-Wisp, Snarl, Frana, Onda Calda, Thunder... Cioè, non... Questo cosa mi rappresenta? Questo che cosa vuole fare? È pesante, vive così.
Non ridere, cazzo. Non fa, non fa lo stronzo che ridi, dai. Via ragazzi, ultimo match perché poi c'è la carbonara. Quindi hai messo i savi occhiali, il safety goggles e la choice specs, che è questa d'oro, vero? Ma te da un bacetto. Vediamo se funziona. No, Dresok senza pop party di Zard, perché c'ha Dracovish lui. Metti che Dracovish e Scarf, si ride, capito? Poi mi fa toghe e roba lui, capi? Toghe. Critterò. Eh? Sono toghe. E critterò. Toghe Chris. O toghe crit. Lo farò. O swap party. Io guarda, faccio slip out su. Tanto lui protegge perché lo sappiamo tutti. Trick e ballacche. Ale. Attenzione, deve entrare una fucking mossa. Buon. Si vede subito. Quando c'è l'occhiale. Io gli addormento tutto. Cioè, voglio dire. Che ti ha fatto Drick? No, Dresox, va bene. Tanto deve fare per forza la Starfall. Perché se Firestream su Veno, io è la giocata che preferisco. Perché non Firestream. Quindi entro di Charizard. E lo gremo. Che non penso che Togger regga la giga gli amarrada sotto sole da 150. Quindi. Forza boys, riempiamo questa barra 41 di 50, dai, mandatemi a cena a mangiare la carbonara felice, già che insomma di per sé penso che sarò molto felice di te. Giga bianca. Tranquillo Dresox. Ma che non sei una pippa. Ce ne fossero pippe come te. Lui dorme ovviamente, deve dormire. E noi missiamo Sleep Power. E dai, Kikku. È incredibile, oh. È incredibile. Mi sono allontanato, fra. È incredibile. Perché mi sono allontanato, fratelli. Una partita normale, noi non la possiamo fare. Aspetta, perché c'è anche Electroweb, e qui potrebbe anche. Mi sono avvicinato. Deso. Eh? Uno, mannaggia la puttana. Deso. Cosa? Che è successo? Ha scritto Deso. Si è incazzato. Vabbè, ha scritto mannaggia la puttana. Per il danno, secondo me. Oh no, per slippare me. Scusi, eh. Mi possono intromettere? È il momento. Allora, lui farà Max Guard in attesa di che si svegli la merda vivente. Ma. A me me ne frega niente. No, bisogna. Cioè, si può rischiare. Ah, hai fatto anche i Pokémon giapponesi? Certo, per cercare di non missare. Tutti quelli che hanno una mossa non da 100. Sì, no, questo è famoso. Sono coreani. Famoso detto. Però vedo che non funziona. Forse perché nelle tue mani. Ma hai provato. Poi facciamo cambio di Switch, magari. Magari la Switch è il problema. Capito, ma chiedere a spendere 300 euro per far entrare le 75 è grave, eh. Vabbè. Sì, l'ho vista la VP, bimbi, l'ho visto. Senti, che ne pensi? One to wake up, scary face, fake tears, fake tears, live stream. Che dici? Io sono abbastanza convinto. Cioè, concludiamo la live con un'altra almeno partita con serenità, tranquillità. No? Io vorrei. Possibile che la regge? No. Se non metti live stream, no. Tricche e ballacche!
Così ora non abbiamo più la Loom, ragazzi. Non abbiamo più la Life Orb. Adesso forse la regge. Ma che schifo. Non l'avrebbe re. One to wake up, eh. Che schifo, ragazzi. Però lui è uno che sa giocare, eh. Crit. No, no, ne ha più due, ha più due di due. Ha più due, ah, ok. Cioè, rendiamocene conto, questo ha evitato Sleep Powder e fa One to Wake Up. Quindi ha preso il 25% e poi ha preso anche il 33%. Il tutto un Lagging Tailor, eh? Quindi sì, sì, voglio dire, uno che si merita. Amico mio, vediamo come sta Amadi ieri in DD. Io... più cose. Cioè, l'avevo... io te l'ho detto, in DD. Che ti ho detto ieri, no, in DD. No, perché tanto è... dobbiamo buildare un team su NDD e poi uniamo gli altri 5. È veramente allucinante questa cosa. Io sono... vabbè, ancora... no, ancora un cazzo, è persa, amico mio. Cioè, ma non si può. Io mi sono rotto, ragazzi. Io mi sono rotto. Ah, è vero, è trick proprio con la session, non era lagging. No, la lagging l'ha data di là. Ah, ok. Perché la session era la mia di regelegge. È vero, è vero, è vero. Arriviamo, guarda. C'è 14 minuti. Aspetta 5 minuti e buttala, vai, si fa l'ultima. Ci si fa Xan. Che secondo me è un problema tuo, che c'è qualcosa. Il gioco ce l'ha con te, fra. Ma c'è qualcosa nel gioco, cioè, ce l'ha con te. Perché poi le percentuali ci sono sempre state, ma. Cioè. Assolutamente. Non so perché. Cioè, sono io che vedo sul negativo? No, fra, il gioco ce l'ha con te. Ma non t'arrabbiare. No. Cioè... fra, il gioco ce l'ha con te. Non t'arrabbiare, ragazzi. Io sto ancora pagando la paralisi di Aegislash. Solo che sono passati 4 anni. Anzi, 6 ore. 4, una volta. No, 2020, sono scordato del Covid. Quanto avevamo vinto in questa partita? Era 1 a 10? Vabbè, ci siamo persi questa partita. Cioè... stravinta. Venga scarto Destiny Bond. No, più che altro c'è cioè, Gilei Lagging Tail, che faccio? Cioè. Che schifo, ragazzi. Bravo, bravo, boh, sei un fenomeno. Sei un fenomeno. Predicta il basso deck. Ma cosa mi predicta? No. Aveva appena protetto. Flammagna. Sì, sì, no, Dreso, assolutamente. Senza lagging questa la potevamo vincere. Ma non è tanto la lagging, che ormai è una vomitevole componente alla quale siamo, nostro malgrado, abituati. Il problema è Missy Sleep Powder e lui anche prende One Tour Wake Up, perché togliendomi la Life Orb ha fatto resistere, cioè ha avuto proprio, ha preso un 25% e poi un 33%. Così, così. Che agli altri sempre. No, io, cioè, vabbè. Ragazzi, c'ho la lagging, te non può missare. Questa, cioè, questa la faccio io, ti faccio vedere veramente. Guarda, io mi riposo, tranquillo. Ti faccio vedere che è il gioco. Vieni più qua, io faccio. Ecco due il green screen. Ti do anche la mutina, no, grazie. Guarda, allora. Io sto qui a... vi faccio vedere, ragazzi. Io sto qui malinconico, veramente. È il gioco che odia Pardini, ragazzi. Io ora ve lo dimostrerò. Tutte e tre. No, l'ho vinto una e poi l'ho perso tutte e tre. No, Miss di Electroweb, quella di prima. Sculase questo. Ma come sono andato via io? Ne ho vinta una quando sei andato via. Perché la, è la benedizione. Comunque la benedizione. Poi perse tutte. Miss di Electroweb, questa e quella nel mezzo di prima che entra. Cioè io. Dai, mo ti faccio vedere un attimino. Che, capisci, che non è colpa. Gioco no, l'intera ma... Rush e Ten Clank. Sì, no, è normale, è normale. Cioè... ma a parte che. O sai, quando giochi troppo a Pokémon devi distrarti, perché sennò poi... no, per carità, ma il team è buono. Poi vabbè, è un team da torneo, ok. Però vedo che nelle situazioni ci entro bene, perché ma infatti... la team preview la azzecchiamo, okay? Ma sì, ma fra, ma cioè, lo sai queste dinamiche funzionano. In best of three poi lui rifà la stessa mossa e tu magari con la
se un entra o slip e se succedono, cioè, le cose giuste. Va bene, missare uno slip out su due ci può anche stare, ma missare lo slip out e lui prende anche quanto lui, sì, però facci caso, mo lo sapranno anche i ragazzi, quante volte racconti le best of three dei tornei e dici ma un po' sculato Game 1, ma ho missato slip powder e quindi ha vinto lui Game 1, poi l'ho rivinta, perché sì. Perché bene, è così. 7000. Ciao Adriel. Ah, così in alto siamo andati? No, guarda. Sei contento? Qui abbiamo un probabile Spectre Regirock o Confi Gudra. Alli Switch. Che bello Mamo. Però ti fa Will Wisp. Qua è tosta, per Gudra. Per Gudra è abbastanza problematico, Sì. Per Gudra è abbastanza problematico. Charizard vorrei portarlo, ma forse Regilei. Che se Regilei pure, che cazzo, se forse Torkoal. Forse Torkoal potrebbe essere meglio. Però dipende, se riesce a impedirgli la Trick Room, sì. Se no, se ce l'ha, se la fa. Ma vai sì, va bene così. Tanto Torkoal comunque contro Regirock e Cradi li fai fatica. Poi Gudra, cioè c'è veramente troppa roba che non fa niente. Non devi neanche mettere il sole. Cosa fa Cradily? C'ha Storm Drain, recupera le mosse Water. È in supporto a Regirock. In più fa stockpile, è una noia. Sono depresso. Che palle, ragazzi. Ma più che altro, ragazzi, è brutto. Quanto è brutto, ragazzi, che tu stai in top 500 e becchi l'8445 che ti manda. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. In realtà, sei. No, però. Reflect testo. Che lo dubbia. Sì, no, non devo assolutamente. Non lo devi guardare. Volendo c'è anche la Steel, se vuoi essere. Forse la Steel è meglio. Con la però è stab. Con la Ice non tiri giù, No, preferisco tirarlo giù subito, credili. Vorrei che. Pardo, ti sente bassissimo. Sì, perché mi sono allontanato, Marco. Ora il protagonista è lui. No, quindi con le cuffie. No, ok. No, l'ho fatto. No, la pallina c'è. Ah, ok. Ho le Switch Credibly? No, ragazzi. Vi prego, no. E impara anche lui alle Switch. Non penso. Se vuoi si vergogna. Guarda. Questo studio ci sa particolarmente di un uomo oggi. Sì. Credibly. Perché fra me e te. Siamo. Dyna di. No, non impara alle Switch. No. Da vedere Dyna. Regirock, No, se avessi fatto Dyna Credibly VP, Max Overgrow e via. No, lì ragazzi io lanciavo e via. Matto Zard, quinto mese, 42 di 50. Vabbè, ci può stare. Più che altro a sto punto era meglio la Steel. Vabbè, col senno de poi. Sì, col senno de poi. Sulla strigata, grazie mille Matto Zard. Non ti preoccupare se segui a tozzi e bocconi. No, cosa che c'è? Che credili può anche essere senza Protect. Guarda che danno lì. Facevi 120. Può anche senza Protect, diciamo. Tanto noi non moriamo da questa. No, qui bisogna vedere lui cosa fa. Fa la Steel? Io penso che muoia lo stesso, sai, dai, Storm. Sì. Più Spirit Break. Eh sì, abbiamo fatto 30 sotto Protect. Tanto lui lo tiri giù quando è piccino l'Hipstorm. Se gli hai fatto 120 diviso 1,5 No, viene giù. Potrebbe. È un roll. Secondo me rimane quasi nel rosso. Guarda un po'. No, hai messo quella di. Hai fatto quella con Ashard. Ok, Speed Break. Guarda però il team prima. E l'altra è lì. Orco 2, oh.
devi stare molto attento. Infatti a me mi frega sempre queste cose. Vediamo qui chi entra. Qui chi entra entra. Chi entra entra prende. Buono, ragazzi. Perché lui è BP, non se lo credo. E soprattutto con le Switch. No, infatti. Sto pensando 120. Ma infatti io reggi l'occhio quando sta là. Se c'ho Venzor come in questi team, lo lascio sempre dietro. Sai la regge? La regge, cavolo. Poi la speed perché dà, Vediamo un po' quanto prende, almeno magari muore di. No, non Ale, muore. Vai. Vabbè, è shard, è shard. No, è shard un cazzo, cioè non metto più di Dynamax. In ogni caso lui c'ha triage più 3 di. Di distanza. Palle, lui vuole che si triggera. Sì. Esatto. Che palle, ma sa quanto è bulky comunque compio. Sì, questo è Boldu 5-2 perché non c'è verso prende 60 da Instagram. Allora noi facciamo allora, una cosa. A questo punto una quake tira. Sì. Anche se ha più 2. No. Preferisco lasciar perdere. Preferisco shottare Confi subito. Ma Confi muore comunque di. È che. Mamma andrebbe quasi tenuto. Però se fai butti via Regelechi. Cioè, ti fa più comodo quasi Regelechi di fulmine su Regio per fare un doppio. Sì. A questo punto. Tanto cradi li ho tiri giù di Venus. Di appunto Venus allo slaggio. Non so niente. No, fagli, non diciamo mai. Fagli quake. Su regilo, su regilo. No, sì, proviamo a fare qualche danno. No, devo mandare comunque su coso però. No, metti no. Che targhetta Grimsal. Basta, Spirit Track più Wade. Sì, no, però dico, metti che targhetta Grimsal, se non te togli dalle palle Confi. No, e invece va bene così perché così gli fai. Ora lui ha più 2, però comunque secondo me un 25-30 glielo fai, più 30. Lui sta più 1. Più 2, ha fatto 2 steal. 2 steal. Ora è in 20. Range da piccino di Storm. Fondamentale. Tanto lo si tira giù. No, doppiare Conti era sbagliato. Ok. Lui muore. Gale. Sì. Perché fortunatamente noi non ci si è pensato, senti chiedere roba. Prendendo lo Spirit Crash prima di me, ha recuperato meno vita di Gigatrenta. Guaretto comunque. Sì. No, no. Che cavallo. Cazzarola. Perché ragazzi. Non ha fatto la stila, ha fatto la quake. Perché lui si sta preparando. Pensato per Torkoal. Sì. Vabbè, cazzo scene, hai Earth Power. Cazzo scene. Andiamo con chi entra. Tu non senti la musica. Mamma. Me le immagino, vai. Ma che vuoi fare? Ma credi di riproteggerà perché adesso vuole shottarci logicamente. Però ti dovrebbe anche tentare. Ma io vorrei anche buttare. Più niente. Qualunque cosa butto muore. Quindi. Oddio, io però non sono più sicuro che lui sotto Sand. E ha più un'infesa speciale muoia da io ci tirerei. Io farei quake speed break tutto sul regio. Che dici? Oppure ciao. Vai di abbiamo fatto. Iron Head. Ah, per finciare, giusto. Vabbè, che lui proteggeva, ragazzi, era scontatissimo. Infatti era più giusto Iron Head. Crit, guarda, questo è un crit. Ah, oh, bel danno però, eh. Perché quando torna piccolo abbassa la cresta, capito? Bel danno, ragazzi. Miss su. Ma ne va bene. Sì. Ok, vabbè, adesso qui. Secondo te muore di fulmine? Sì. Regio. Sì. E ha più uno sotto Sand? Ah, sotto Sand, allora no. Dobbiamo sparare forza l'Hipstore. Fammi rivederti, sì. No, tocca sparare forza l'Instorm, sai. È però una bella merda sparare l'Instorm, no? Oppure T-Bolt più. Che c'hai tu? Vai T-Bolt. Che c'hai di Power? Cos'è il Power? Forse. Fammi vedere forse la tua basta il view. Power. Fammi vedere i tuoi Pokémon. Lui c'ha Gudra. Beh. Siamo messi in merda se c'ha Gudra. Beh. Senti, sì, dobbiamo provare. Il Power Electro. Vai. Ma? Udra.
buono, danni gratis su Gudra. Dipende. E credi... drop in piattaforma. Ah, però credi di mo' per power su Eleki, eh. Dobbiamo tenesse mamo su Eleki. Ma come fai? Io non l'avrei vinta. Preso le partite che tu potevi tenere. Sì. Seed? Ora lo ferito due. No. Si è finita. Anche perché si è dato il primo di teatro sociale. Questa bisogna mantenere mamo. Vabbè, cioè, oppure giocarlo dietro. Tenessi mamo e poi. Cioè. Joy Sun, sì, e oppure, Regiro, oppure lo sai che c'è, lo sai che c'era da fare qua Grimsal Vento lead, sì, probabilmente sì, col senno di poi sì. Ma se gli fai Sludge Bomb, no è no. Substip Sludge Bomb, magari lo poi quindi... no di là, ah dove attacca il Gudra, vai tutto Fulmine più Sludge Bomb, lo metti Light Screen. No, l'abbiamo già messo? Guarda un po'. No, no. Ah, sì, ci sta. Sicuro. No, ha messo Reflect. Ah, è vero. Buon danno. Però lui non ha protetto crediti, eh. Per Punch. Buono, questo c'è... Oh, buono. Questo è buono, però, eh. Lui è Power Herb. No, doppio su Venus allora questo. Qui poi non ci sciotta però, eh. Sì, perché non si è messo live. Di sabbia moriamo. Vabbè, partita persa. Vabbè, qui non c'è stato Axe. Qui è no, qui... mentalmente strano. No, no, qui sto... E c'è cosa? Però qui vinciamo solo di Mamoswine, eh? Sì, bisognava tenerlo dietro. Sì, bisognava non, tenerlo dietro. Però qui dovevi farti Grimson, Veno, Mamo dietro. Sì. Però non mi aspettavo Reggie Rock davanti. Sì, io perché mi aspettavo Reggie Rock davanti. Mi aspettavo più Gudra, vedendo il team è... nostro. E. Sono d'accordo. E quindi poi in quella situazione là ho detto: se switch o perdo. Basta. Nei suoi confronti. Ci andiamo a consolare una Carbonara. Signori miei, dai, abbiamo comunque tenuto botta, nonostante tutto siamo top 500, quantomeno non siamo stati sparati in top 1000. Però purtroppo, il team è figo. Team è forte, è che è un team da torneo, infatti l'avrei portato alla Players Cup. Ora vediamo, domani alle ore 15 abbiamo multiplayer, ricordatevelo, e poi alle 18 rifacciamo Battlespot, vediamo se cambiamo team, vediamo un po'. C'è un nome in chat che non... Va bene, signori miei. Chi è l'uomo in chat? Tankishi, cioè mitico, Tsurugi. Mitico. Non mitico niente, ho perso l'altro giorno al Caruso al conto di lui. È la mia nemesi. Ciao bimbi, un bacione. Ciao tanto sto signore, i prossimi giorni se me lo rivedete. Ciao boys. Ciao ragazzi. Ci andiamo a lavare perché puzziamo come degli animali. Ciao.